Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopijana Vallabha Gopi Jana Ballabha Girivara Dhani Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Ballabha Girivara Dhani Gopijana Ballabha Girivara Dhani Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopijana Ballabha Girivara Dhani Gopijana Ballabha Girivara Dhani Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Ramona Sera Vanaja. Jaya Radha Madhava Gunjaviya. Jaya Radha Madhava Gunjaviya. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radha Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radha Jaya Goranita Goranita Goranita, Jaya Goranita. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Leggiamo dalla Bhagavad Gita, così com'è, capitolo 4, verso 14. Nam mam karmani limpanti na me karma pale spriya iti mam yo ijanati karma bhir na sa padyate namam karmani limpanti namim karma palespriya iti mam yabijanati karma bhirna sabadyate namam karmani limpanti name karma palespriya iti mam yabijanati karma birna sabadyate namam karmani limpanti name karma palespriya iti mam yabijanati karma birna sabadyate mai mam me karmani ogni genere di attività limpanti colpiscono na nemmeno me mia karmapale e l'attività interessata, spriya, aspirazione, iti, così, mam, me, ya, chi, abhijanati, sa, ya, chi, abhijanati, sa. Karmabhi, per la reazione di tale attività. Na, mai. Sa, egli. Padiate, si impiglia. Ho fatto recitare il mantra alle madri. Non vuoi recitarlo? Scusate. Naman karma limpanti name karma palespriya iti mam yabijanati karma birna sabadyate naman karma limpanti traduzione del testo originale della Bhagavad Gita. Non c'è azione che mi contamini, né io aspiro ai frutti dell'azione. Comprendo questa verità sulla mia persona. Nessuno si impiglia più nella reazione dell'attività interessata. Leggiamo insieme. Non c'è azione che mi contamini.
e io aspiro ai frutti dell'azione. Comprendendo questa verità sulla mia persona, nessuno si impiglia più nella reazione dell'attività interessata. Spiegazione di Sheila Prabhupada. Il sovrano, per legge costituzionale, non è mai soggetto all'errore, né cade sotto la giurisdizione dello Stato. Così il Signore, creatore del mondo materiale, non è mai toccato dall'attività di questo mondo. Egli crea, ma resta al di là della sua creazione, mentre gli esseri viventi rimangono presi nelle reti dell'attività interessata, perché sono sempre inclini ad appropriarsi delle risorse materiali. In una ditta sono i lavoratori responsabili delle loro azioni, buone o cattive, e non i proprietari. Nel mondo materiale ogni individuo agisce nel proprio interesse, senza tener conto delle direttive del Signore. Ognuno aspira solo al piacere oggi sulla terra, domani dopo la morte sui pianeti celesti. Ma il Signore trova completa soddisfazione in sé, se stesso, e non aspira affatto alla cosiddetta felicità dei pianeti celesti. Gli esseri che abitano questi pianeti sono i suoi servitori. Il proprietario non desidera mai la misera felicità che desiderano i lavoratori. Il Signore trascende l'azione e la reazione materiale. È come la pioggia che è necessaria alla crescita delle piante, pur senza essere responsabile dei differenti tipi di vegetazione che crescono sulla terra. La Smriti Vedica lo conferma. Imittam matameva su shriyanam sargakarmani padana karani bhuta yato yai shriya satya. Di tutto ciò che esiste nella creazione materiale, il Signore è la causa ultima, mentre la causa immediata è l'energia materiale, grazie a cui la manifestazione cosmica è resa visibile. Gli esseri creati sono di varie specie, esseri celesti, uomini e animali, e tutti devono subire le conseguenze delle loro buone o cattive azioni. Il Signore permette a ciascuno di agire come desidera e dà i principi regolatori secondo le influenze materiali che dominano gli esseri, ma non è mai responsabile delle loro azioni, né di quelle passate né di quelle presenti. Questa imparzialità del Signore verso tutti gli esseri è descritta anche nel Vedanta Sutra 2.1.34. Ognuno è responsabile dei propri atti. Il Signore non fa altro che rendere questi atti possibili attraverso la sua energia esterna, natura materiale. Chiunque conosca questi segreti della legge del karma, cioè questa complessa legge che governa ogni azione materiale, non è più contaminato dalle conseguenze dell'azione. In altre parole, la persona che diventa perfettamente cosciente del fatto che il Signore trascende questa legge dà prova di essere esperta nella coscienza di Krishna e non cade mai sotto la legge del karma. Al contrario, colui che non conosce la natura trascendentale del Signore e crede che Egli sia interessato ai frutti dell'azione come un essere comune, certamente si impiglia nelle reti dell'azione materiale. Chi conosce la verità suprema è un essere liberato, fermamente situato nella coscienza di Krishna. C'è la Bhagavad Gita principalmente, canta le glorie di Krishna e di come capire Krishna. Questo è uno dei tanti versi in cui Krishna spiega che anche se lo stesso crea l'energia materiale e poi di conseguenza c'è la manifestazione cosmica di tutti i pianeti, lui è al di fuori di essa. E Krishna è diverso dalla Jiva. Krishna non è mai contaminato da niente, mentre la Jiva, l'anima spirituale che cade nel mondo materiale, rimane contaminata.
sono anche gli esseri celesti, qui si parla anche di esseri celesti, che sono situati in pianeti meravigliosi, hanno una tendenza a essere influenzati dalla natura materiale. Cioè, colui che capisce questa situazione trascendentale, Krishna è sempre libero dalla contaminazione, è un'anima realizzata. Cioè, i devoti di Krishna servono Krishna. Per servire Krishna bisogna capire chi è Krishna. La Bhagavad Gita è il libro perfetto per capire chi è Krishna. È come un libretto delle istruzioni. Se voi acquistate uno stereo, oggi sono stereo molto complicati, aprite la scatola e trovate, anzi non trovate niente, oggi non trovate neanche il libretto delle istruzioni, trovate un CD. Del CD, leggete le istruzioni e potete capire come funziona lo stereo. La Bhagavad Gita è per coloro che vogliono capire chi è Krishna. E per servire Krishna bisogna capirlo. Molti pensano che Krishna sia una persona qualsiasi, una persona di questo mondo materiale, che sia contaminata da quello che lui crea. Molte persone imitano anche Krishna, la sua persona, perché pensano che sia materiale. Cioè Krishna in moltissimi versi della Bhagavad Gita, quasi molto ripetitivo, spiega e ci tiene a farci capire che lui è diverso da noi, no, è la persona suprema. Cioè chiunque si impegna nella vita spirituale ha come oggetto, fine supremo, Krishna. Lo scopo della Bhagavad Gita è capire chi è Krishna. Krishna è tutte le opulenze all'infinito. In questo modo il devoto riesce a servire Krishna. Perché se Krishna era la persona suprema, era un guerriero qualsiasi, in molte enciclopedie Krishna è scritto come guerriero, trovato il cani, un dio guerriero delle antiche Veda. Ma perfino in India oggi molti indiani pensano che Krishna sia una persona quasi qualsiasi, molto elevata, non la persona suprema. Ma quelle poche persone che prima di iniziare la vita spirituale capiscono che Krishna è la persona suprema, sono molto rare. Cioè impegnarsi al servizio di Krishna presuppone questa conoscenza. Chi è Krishna? È come nel mondo materiale. La persona, se non conosce l'altra persona, non può reciprocare. Se noi andiamo per la strada e incontriamo della gente, non conosciamo quelli che incontriamo, sono persone qualsiasi, non abbiamo relazioni con loro. Nel momento in cui andiamo in un treno e incontriamo una persona, ci sediamo e prendiamo confidenza, la capiamo, iniziamo a prendere relazioni con quella persona, parlare, discutere. Perciò sapere che Krishna è la persona suprema è la principale cosa per la vita spirituale. Da questo punto in poi inizia la vita spirituale. Cosa significa? Per conoscere Krishna abbiamo bisogno di sapere cosa fa, dove sta, chi è. E come possiamo sapere chi è Krishna? A chi lo dobbiamo chiedere? Per sapere chi è Krishna dobbiamo chiedere la messa spirituale. La messa spirituale è il rappresentante di Krishna in questo pianeta. Lui, siccome è in contatto con Krishna direttamente attraverso la catena disciplica, sa chi è Krishna, conosce le sue potenze, innumerevoli incarnazioni e emanazioni, sa dove vive, sa cosa fa, sa cosa mangia, le sue attività giornaliere. Sapendo questo può trasmettere ai propri discepoli. Cioè, senza il maestro spirituale si può capire chi è Krishna. Oggi purtroppo le persone sono un po' pigre, vogliono tutto molto velocemente. Sono molti maestri spirituali che girano in Occidente, in India. E molti si avvicinano al maestro spirituale senza la conoscenza di chi è Krishna, di capire chi è Krishna.
e cerchiamo di fare yoga. La realizzazione è molto semplice, veloce, come fare due chiacchiere. Facciamo due chiacchiere e capiamo che c'è. Cioè, molti guru ti invitano a fare due chiacchiere con te, ti danno un'iniziazione. Tu pensi subito di capire Krishna. Oggi tutto è molto facile, tutto molto veloce. Basta andare in un centro di yoga, fare un po' di yoga, poi andare a casa, cioè, ho fatto yoga, sono una persona realizzata. Questa è ignoranza. La vita spirituale, come ho detto prima, presuppone prima di capire chi è Krishna. Poi incontrare un maestro spirituale autentico, che appartenga a una catena disciplica, che nasce da Krishna stesso, giù, fino ad oggi, al nostro movimento, la coscienza di Krishna, da Prabhupada, tutti i suoi discepoli, devoti dell'ISKCON. Questa catena disciplica fa sì che chiunque sia sincero nella vita spirituale possa fare domande al maestro spirituale. Con intelligenza e con pazienza, con due chiacchiere, possa iniziare a praticare vita spirituale. Cos'è la vita spirituale? Vita spirituale significa cambiamento radicale nella propria vita quotidiana. Chiunque si interessa nella vita spirituale seriamente deve avvicinare un maestro spirituale con umiltà. Deve capire la sua vita deve cambiare. Cioè, il cambiamento della vita significa non fare più quello che si faceva prima. Attività materiali, qui si parla di karma, azioni e reazioni. Il karma è quello che fa muovere il mondo materiale. Tutti sono soggetti al karma. Per poter iniziare la vita spirituale bisogna essere liberi dal karma. Il maestro spirituale, quando accetta il proprio discepolo, dopo una lunga e attenta indagine su di lui, che il maestro spirituale non accetta di lui, è cheap, non è facile. Come trovare un maestro è molto difficile, trovare un bravo discepolo è molto difficile. Cioè, il discepolo deve essere tanto buono quanto il maestro spirituale. C'è una lezione in radio che il maestro spirituale è pesante, anche il discepolo deve essere pesante, significa serio. Cioè, il maestro spirituale può accettare un discepolo che è serio nella vita spirituale, che dedica la sua vita, no, vuole, ha come sentimento principale, no, la sua mente ha il sentimento di fare una vita diversa, di avere un cambiamento, di tralasciare l'esistenza materiale, l'attività materiale, di intraprendere la vita spirituale. A quel punto, dopo pratiche spirituali attenti e serie, forse il maestro accetta un discepolo. Nel momento in cui il maestro spirituale accetta un discepolo, avviene l'iniziazione. Cos'è l'iniziazione? L'iniziazione è